trovarci la dottoressa Delia Colombo, dermatologa. Buongiorno, grazie. Ben ritrovata. E oggi ha portato tre modelle d'eccezione, Marina, Lucia e Romana, di tre età diverse, e oggi parliamo di bellezza, perché ci deve dare dei consigli alle signore, a noi, a tutti coloro che stanno guardando, come possiamo essere al nostro massimo di bellezza, i trattamenti che possiamo fare in ogni età. Benissimo, grazie. Iniziamo subito con Marina. Marina, qual è il problema del tuo viso che ti dà più fastidio? Il problema, fra gli altri, dovuti all'età, ma in particolare questo uneo, questo, che è, penso, una cicatrice di un neo che c'era, che mi è stato tolto a novembre, che mi si è ripresentato improvvisamente. Quando asportiamo dei nei, lasciamo delle cicatrici, perché devi andare profondamente e quindi devi toglierlo. L'importante è togliere il neo completamente. È chiaro che poi rimane una fossetta, una cicatrice. Questo potrebbe essere risolto con un erbium, un laser particolare, che ha la capacità di stimolare la sintesi di collagene dal derma e di portare a una minore profondità la cicatrice. Quante sedute deve fare? È almeno tre, una al mese, perché sai, ci vuole il tempo per produrre il collagene. A volte migliora al 100%, a volte da un 60 all'80%. Un costo più o meno quanto? Va dai 150 in su a volte, per una piccola lesione così. E poi un altro aspetto che vedo, però posso, Marina, dirlo, è un attimo una certa forma di rejuvenation, cioè di ringiovanimento della zona palpebrale, con anche una leggera zampe di gallina, non è che ci sia chissà. Ma quanti anni hai, Marina? 51. Bellissima. Ma sei carinissima. Marina è bellissima, potrebbe anche non far niente. Però, insomma, se vogliamo essere un pochino più pignolini, un pochino più precisi, ecco, forse un attimo, sempre il laser erbium, lo stesso della cicatrice, che fa un rejuvenation, cioè un ringiovanimento giusto, senza esagerare. Dottoressa, posso chiedere una cosa? Sì. La luce e il sole, visto che andiamo incontro all'estate, possono peggiorare la mia cicatrice? Sì, possono peggiorare la cicatrice non tanto come cicatrice quanto come macchia legata alla cicatrice. Mm. Quindi bisogna sempre proteggere le cicatrici. Marina, ti ringraziamo. Grazie. Perché c'è un'altra signora che si chiama Lucia che scalpita per sedersi. Ti chiedo di dietro. Prego, Lucia. Grazie. È una bellissima signora, possiamo chiederti l'età? Certo, a maggio 56. Ma ragazzi, ma siete tutte in formissima. Poi per ultima mi siedo io. Che cosa vede, dottoressa? Beh, il viso è splendido. Gli zigomi sono meravigliosi, che l'aiutano anche a tenere proprio su il viso, la parte mandibolare. L'unica cosa che io vedo è un nevo blu, che perché io sono dermatologa. Infatti. E allora subito noto quello, che è da tenere sotto controllo. Infatti, e qui chiedermi. È più importante dell'estetica. Certo. Però qualcosina, se volesse far qualcosa, forse vedo un po' di botox fronte, glabella e sempre le perioculare, le cosiddette zampe di gallina. Ma questo è dovuto a perché sorrido tanto? Perché molte volte dico, magari esagero un po' con i sorrisi e forse viene un po' accentuato l'espressione. Beh, è sempre bella l'espressione, fa più giovane. Però, insomma, poi bisogna non esagerare, perché se si vuole andare avanti a 80 anni, bellissime, e allora bisogna cercare di un po'. Però col Botox direi che i risultati sono molto naturali attualmente. Non sono come si faceva un po' di tempo fa, questo estremo tiraggio, diciamo così, quasi una paralisi. Innaturalissima. Innaturalissima, non avevi più espressione. I primi sono stati gli attori di Hollywood ad accorgersi dell'errore di fare una cosa del genere. Invece adesso, ma noi lo facevamo già così prima, noi dermatologi. Comunque noi tendiamo a vedere, come ho detto prima, la statica deve essere quasi perfetta nei limiti della presenza delle rughe, ma la dinamica ci deve essere, cioè uno deve avere le sue rughe. Sono d'accordo. Sì. Grazie. Prego, gentilissima. Prego. Grazie a lei. Lucia. E poi l'ultima è la nostra Romana.
perché, ricordiamolo, insieme alla dottoressa stiamo cercando di capire quali sono i trattamenti migliori da fare. Non è necessariamente un invito poi a sottoporsi a questo tipo di trattamenti, però qualora uno volesse farlo, capire subito in base alla voglia di modificare qual è poi il trattamento da richiedere. No, io sono tutta da rifare. Ma cosa sta dicendo? Romana, intanto, dichiarare l'età. Quasi 78. 78. Ecco. È bellissimo. Tempo è passato, ci posso fare. Cioè, arrivare così a 78, cioè, è una cosa ma senza per firmare. Ma dove dobbiamo firmare? Sì. No, eh sì, ma lei potrebbe benissimo sì. andare via. No. Eh sì. Eh sì. L'unica cosa che vedo in questo viso quasi perfetto, nonostante l'età, perché 78 ragazzi sono tanti, è un attimo il cedimento della linea mandibolare che se noi lo tiriamo in questo modo fa vedere come tutto il profilo migliora. Anche un po' il collo. 42. Esatto. È vero, davvero. Veramente incredibile. E qui sarebbero belli i cosiddetti fili liftanti, che sono una pratica molto veloce, che facciamo molto spesso in studio. Ne ho fatti 15.000, quindi potete avere un'idea. Ma come funziona? Funzionano, sono degli aghi abbastanza grossi che contengono fili di materiale di sutura della cardiochirurgia pediatrica, quindi sono riassorbibili nell'arco di un 6 mesi, però l'effetto dura un anno. Questi fili sono inseriti nell'ago, hanno come dei gancini. Quando io poi tolgo l'ago, il filo rimane dentro e siccome è come un ombrello, si apre così e si ancora al derma, perché è abbastanza profondo, della faccia. Quindi si aggancia qua e poi viene tirato? Non è che si aggancia, quando io arrivo giù con l'ago, mi fermo perché è finita la lunghezza del lago, sì. Lo tolgo velocemente, sì, ma non senti male, okay. Lo togli velocemente, rimane fuori un filettino, lo tiro, poi taglio, il lavoro è fatto. E poi anche il collo migliorerebbe moltissimo, a parte che si possono fare anche nel collo. Però il collo e poi la parte peggiore. Qual è il costo di questo trattamento? Ecco. Il costo va da minimo 200 euro per due grossi ad un massimo di quanto vuoi tu, di quanti ne vuoi mettere. Ma io volevo chiedere. È chiaro che non è come un lifting chirurgico, però è anche molto meno invasivo. E dura un anno? Le famose punturine, che cosa sono? Le punturine, allora, sono tutte punturine alla fine, se vogliamo guardare. Aghi sono. Ecco, aghi sono. Però sì, per punturine generalmente si intendono le infiltrazioni di acido ialuronico. Allora, non solo, noi abbiamo anche altri prodotti tutti riassorbibili più potenti dell'acido ialuronico, però quello più conosciuto è l'acido ialuronico. Lei non è che ne avrebbe bisogno tantissimo, forse l'unico punto è questa zona zigomatica che se io non la faccio passare, se lei sta dritta, se io riempio può venire un effetto di questo tipo, senza esagerare, senza fare quegli zigomi assurdi. Non si riesce a fare zigomi assurdi solo con l'acido ialuronico. Quindi è quell'effetto quando dicono come sei riposata, o come stai bene, sei stata in vacanza, sì, quello è il risultato. Perfetto. Deve essere così il risultato, non devono capirlo. Comunque per arrivare a quasi 78 anni come la signora Romana, io voglio firmare con laser addirittura. Se me lo presta. Noi ringraziamo la dottoressa Delia Colombo.